Per la prima volta un consorzio del vino è diventato casa di produzione di un film. Un cortometraggio con attori e figuranti in costume d'epoca, girato a chilometro zero per le terre del Chianti classico, che racconta la leggenda del Gallo Nero, rievocando la rivalità tra Firenze e Siena. Un gallo nero. Sull'introduzione delle 11 UGA, cioè le indicazioni geografiche aggiuntive del territorio della denominazione, il consorzio ha avuto il via libera dal Comitato Nazionale Vini per la tipologia della Gran Selezione. Abbiamo suddiviso tutto il territorio chiantigiano in 11 porzioni di territorio, ognuna dotata di una combinazione unica e specifica di fattori naturali e fattori umani. Le nuove annate sono state presentate alla Chianti Classico Collection. Bilancio positivo anche per il vino nobile di Montepulciano, che cresce nel 2022 del 5%. La prima denominazione in Italia a potersi fregiare di una certificazione di sostenibilità territoriale secondo gli standard Equalitas. Oggi parlare di sostenibilità significa parlare di attenzione all'ambiente, riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera, ma significa anche guardare a 360 gradi all'interno della propria azienda. Il consorzio si è impegnato nella ricerca delle antiche origini del vino a Montepulciano. Questo documento, conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, testimonia il commercio del vino nobile già nel XIV secolo. È un documento del 1350 di mercatura del vino dell'epoca e è un documento raro. Il Consorzio dei Vini di Maremma è lo specchio della crescita costante di un intero territorio vitivinicolo, le cui origini risalgono ai tempi degli Etruschi. Soprattutto il Vermentino, che è il vitigno in questo momento in fase di boom, il Ciliegiolo, che è piccolo però è un vitigno molto particolare, fortemente radicato in Maremma, identitario, sul quale si sta lavorando molto bene, oltre ai vari Sangiovesi, piuttosto ai vitigni internazionali. Non solo grandi rossi in Toscana, continua l'ascesa della prima DOCG bianca italiana. La Vernaccia di San Gimignano è una denominazione che ha quasi 8 secoli. I custodi sono i nostri produttori. Questo è il regno della Vernaccia di San Gimignano e loro sono i paladini della Regina Bianca in una terra di Rierossi, unica, nobile e ribelle. A dimostrazione concreta della longevità della Vernaccia, la masterclass di 12 annate guidata dall'unico Master of Wine italiano, Gabriele Gorelli.